Buonasera, per questa partita in Coppa UEFA il Napoli torna su un terreno sul quale è già stato protagonista non in senso strettamente positivo. 4 anni fa la Dinamo di Tbilisi, formazione dell'Unione Sovietica, batté i napoletani per 2-0, eliminandoli poi nel corso proprio del primo turno della Coppa UEFA. Si spera che questa volta le cose vadano meglio. Il Napoli, che è schierato sulla sinistra dei vostri teleschermi in maglia azzurra e pantaloncini neri, subito dopo l'avvio della partita, che è stato fischiato dall'arbitro Valentine, scozzese, il Napoli manda in campo la formazione più o meno prevista con Castellini, Bruscolotti, Ferrario, Marino, Kroll, Celestini, Vinazzani, Dalfiume, Diaz, Criscimani e Pellegrini. Replica dalla parte opposta alla formazione sovietica, che è attualmente al secondo posto del campionato dopo 23 partite giocate nel campionato dell'Unione Sovietica. Intanto seguiamo l'attacco del terzino Kijanaisvili, che finisce alto sulla traversa. La formazione, dicevo, della Dinamo Tbilisi vede in porta Gabelia come numero 2, Kijanaisvili, che abbiamo appena visto, il numero 3 Civadze, che è anche il capitano, il numero 4 è Kingagasvili, il numero 5 Mugiri, il numero 6 Daraselia, il numero 7 Svanadze, il numero 8 Sulakvelidze, il numero 9 Metsky, il numero 10 Zava e il numero 11 Shengelia, che forse è il più famoso dei giocatori di questa squadra, che dà un ampio contributo alla nazionale sovietica con almeno 4 titolari più o meno fissi nella formazione, che ha partecipato anche ai campionati del mondo recentemente conclusisi in Spagna. Come vedete, salutiamo tutti i giocatori italiani. L'Unione Sovietica ha accolto con grande cordialità la formazione napoletana. Non altrettanto bene è andata l'ospitalità, ma indubbiamente il fatto è involontario, per quello che riguarda l'alimentazione o qualche altro piccolo problema che ha turbato la vigilia dei giocatori napoletani, 4 dei quali hanno accusato una forma più o meno lieve di dissenteria, che probabilmente non li ha condizionati nella maniera migliore prima di entrare in campo. Intanto vediamo un attacco di Shengelia con una deviazione su di lui di Marino, la palla finisce oltre il fondo. È stato giocato il secondo minuto di gioco, il risultato è sempre di 0-0. Luciano Castellini si appresta alla rimessa dal fondo. Il suo lungo rinvio a cercare Criscimani, che però è anticipato dal difensore avversario Kijanaisvili. Poi c'è la rimessa laterale, il pallone ha un rimpallo. Esce Castellini, che non ha forse percepito il fischio dell'arbitro, l'azione era già ferma, l'uscita sul Zava era praticamente inutile, la palla era già fuori quando Castellini l'ha raccolta, e quindi lo stesso Castellini che si accinge alla rimessa in gioco. Napoli partecipa alla Coppa UEFA in seguito alla rinuncia di una formazione albanese a prendere parte alla manifestazione. È stato ripescato il Napoli, che quindi la terza squadra italiana che partecipa a questa manifestazione, a questo torneo quest'anno. I posti cui avrebbe diritto il nostro campionato sono invece 2 in realtà. Si aggiunge appunto il Napoli. Vinazzani ha la meglio su Daraselia, poi però Metsky a sua volta strappa il pallone a Bruscolotti, sulla sinistra è ancora Daraselia, affrontato piuttosto bruscamente da Criscimani. A corre Valentine sul posto e comanda un calcio di punizione per la formazione della Dinamo di Tbilisi, squadra georgiana che 2 anni fa si aggiudicò la Coppa delle Coppe. Sulla punizione Zava per battere, in barriera c'è Celestini su cui rimpalla il tiro, poi Metsky che si fa avanti sulla linea di fondo, cross, Shengelia, palo, irrompe Kijanaisvili ed è gol. Dopo soltanto 4 minuti di gioco è in vantaggio la Dinamo di Tbilisi. Rivediamo questa rete che ha sbloccato il risultato dopo nemmeno 4 minuti di gioco. Al terzo minuto e 50 secondi è venuto il gol di Kijanaisvili, spintosi in avanti in maniera molto opportuna. Ecco, vediamo Castellini che ordina a Vinazzani, a Celestini qual è la posizione migliore da prendere. Il tiro rimpallato, poi è Metsky che si impossessa del pallone, salta Vinazzani, si spinge sul fondo, crossa, Shengelia precede Ferrario, la sua deviazione va sul palo, irrompe Kijanaisvili che realizza il gol del vantaggio della formazione della Dinamo, che subito si porta nuovamente all'attacco. Ecco Metsky, fronteggiato da Bruscolotti, raddoppio di marcatura da parte di Vinazzani, la palla va oltre la linea laterale ed è Daraselia che si incarica della rimessa in gioco, effettuata a favore di Mugiri, lungo il lancio verso Shengelia, Kroll può controllare, la palla esce oltre la linea di fondo.
po' colpito a freddo il Napoli e contemporaneamente la Dinamo di Tbilisi cerca di aumentare l'andatura per cercare di sfruttare il momento favorevole. Adesso la palla però è nella metà campo sovietica e Diaz va all'inseguimento, ma è preceduto da Civadze e poi Gabelia da a Daraselia. Mugiri, tentativo di appoggio per Şengelya un po' troppo teso, Şengelya non può controllarlo, Ferrario lo ha seguito dalla parte opposta del campo ed è proprio il difensore napoletano che vediamo inquadrato, Moreno Ferrario, effettuerà la rimessa in gioco, ci si sposta di pochi metri in avanti e questa volta è Vinazzani, il capitano del Napoli, a rimettere il pallone in campo con le mani. Gran movimento davanti a lui, ma non si vede l'uomo sbarcato finché la palla non arriva a Kroll, attaccato piuttosto duramente, si difende Kroll. All'attacco di Sulak Velize c'è il calcio di punizione in favore del Napoli, già battuto da Kroll. Apertura sulla sinistra per Celestini. In profondità il lancio, che però è fermato. Riparte Kisanishvili, autore della gol. Svanazze, ancora Kisanishvili. Richiama l'azione Sulak Velize. Şengelya cerca di girarsi rapidamente facendo filtrare la palla di fronte Ferrario. Ramaz Şengelya, l'ala della nazionale sovietica, bel dribbling, poi Ferrario cerca di intercettare, non ci riesce, Kroll poi al centro dell'area rinvia liberando una pericolosa situazione che però si ripropone. L'intervento di Marino interrompe un'altra volta l'azione della squadra sovietica finché Vinazzani non commette fallo e c'è quindi il calcio di punizione assegnato ai giocatori della Dinamo. Ecco il punteggio in caratteri cirillici, indicato il nome di Kisanishvili che ha segnato, intanto il pallone è arrivato nei pressi della porta di Castellini ed è stato deviato in calcio d'angolo. 8 minuti di gioco con Luciano Castellini che controlla la situazione sul calcio d'angolo già battuto, Kroll via di testa. Poi Sava è pescato in fuorigioco. Celestini che ha seguito il giocatore avversario della cui marcatura si incarica dall'inizio della partita, già battuto il calcio di punizione. La palla si è spostata sull'altro fronte dell'attacco napoletano. Diaz tocca indietro, è in pratica il suo primo pallone. Ma è ancora la formazione sovietica che torna all'attacco. Si fa vedere sulla destra Şengelya, pericolosamente sul suo cross basso, poi intercettare Bruscolotti, è calcio d'angolo. Nell'arco di un minuto, tra il settimo e l'ottavo, due calci d'angolo in favore della formazione della Dinamo e Şengelya che l'ha procurato in pratica con il suo traversone radente, che lo ha già battuto. Un po' di confusione in area napoletana, è intervenuto a liberare Celestini. La palla non si allontana dalla tre quarti di campo del Napoli, poi c'è un lungo lancio che però non sorprende Castellini. Tra l'altro il giocatore sovietico Mischi si era trovato in fuorigioco ed è quindi Criscimanni che avvia questa azione cercando di liberare Pellegrini. Pellegrini si libera bene di Civadze, allarga su Bruscolotti, un controllo difettoso del difensore napoletano in piena area di rigore e quindi la palla torna dalla parte opposta con Vinazzani costretto a tentare di recuperare come può su Meschi, che è proprio l'avversario di Bruscolotti, che viene fermato comunque dal fischio arbitrale, non concessa la norma del vantaggio, ma Vinazzani è colpito da un'ammonizione di Van Tijn per il fallo commesso su Meschi, che comunque era riuscito a liberarsi ugualmente verso la rete avversaria. Daraselia per il calcio di punizione. Punteggio sempre di 1-0 dopo 9 minuti con il gol di Kisanishvili al quarto minuto di gioco. Mugiri che controlla la fascia sinistra del campo per la difesa sovietica e che approfitta degli arretramenti di Vinazzani per portarsi abbastanza spesso a sostegno del suo centrocampo e delle sue punte. Civadze, è sceso anche il difensore centrale georgiano, una figura caratteristica, il baffuto difensore centrale. Tentativo di scatto di Kisanishvili, Vinazzani alle prese con lui, poi la palla va oltre la linea di fondo per un calcio d'angolo che è il terzo ed è Daraselia a battere questo calcio d'angolo. Zava
Salta molto bene Vinazzani, poi si stringe su di lui la morsa, crolla Marino e c'è il rinvio. Va a terra Kishanasvili ed è Diaz che cerca di liberarsi verso rete, però Kinjakasvili interviene su di lui, ne rallenta la marcia. Ed ora sul lancio in profondità, un po' troppo lungo, rende difficile la rincorsa di Dal Fiume, sul cui traversone Gabelia non ha nessun problema, può facilmente controllare. Due puntate offensive del Napoli, una con Bruscolotti che non è riuscito a controllare in area un pallone, una con Dal Fiume sul cui traversone Gabelia ha potuto intercettare. Il punteggio è sempre di 1-0 in favore della squadra della Dinamo di Tbilisi. Che vediamo in azione adesso con Meschil centravanti, fronteggiato da Bruscolotti, con la palla che finisce in fallo laterale. Mugiri, Pellegrini invita i compagni a una maggiore attenzione nelle marcature, poi Civazze dà indietro a Kishanasvili. Sulla Kvelizia al centro, ma preferisce dare indietro poi a Gabelia, mentre vedete che la panchina sovietica ha qualche problema, c'è qualche giocatore in difficoltà, si tratta presumibilmente proprio del numero 4, Kinjakashvili, che non sembra nelle migliori condizioni fisiche. Intanto l'azione prosegue con Dal Fiume che ha dato sulla sinistra per Marino. Si lancia in avanti Marino, viene fermato da due difensori avversari in tandem, ecco sulla Kvelizia che cerca di rilanciare la Dinamo di Tbilisi. L'apertura è per Kishanasvili, un altro difensore laterale che si spinge molto spesso in avanti. Zava, l'uomo che ha preso il posto di Kipiani che si è recentemente ritirato, uno degli uomini di maggior spicco del calcio sovietico. Celestini ha commesso fallo su di lui. Intanto vedete Kinjakashvili che sembra in difficoltà e abbiamo visto alle sue spalle scaldarsi con il numero 12 Anciulaze. Mugiri intanto contrastato. La palla finisce dalla parte opposta per una rimessa laterale della formazione napoletana. Dal Fiume la effettua. C'è Kroll che chiede la palla, ma preferisce servire lungo la linea il tentativo di pescare libero Criscimanni, cosa che non gli riesce. Comunque c'è un'altra rimessa laterale in favore dell'Unione Sovietica, della formazione del Napoli. E intanto a Calcazzi, l'allenatore della Dinamo Tbilisi, affetto alla sostituzione che in pratica si era resa indispensabile, ed è il 13° minuto quando esce il difensore centrale Kinjakashvili, numero 4, entra al suo posto Anciulaze, il giocatore con il numero 12 che va a occupare una posizione sulla fascia laterale destra, mandando al centro invece Kishanishvili, il difensore laterale che ha segnato il gol del vantaggio con il quale attualmente la Dinamo conduce la partita per 1-0. Civazze. Ed ecco che tocca il suo primo pallone, il numero 12 della Dinamo, appena entrato. Lo dà indietro a Kishanishvili. Sull'attacco di Diaz, non molto convinto peraltro, c'è il lancio in profondità e c'è un calcio di punizione che Valentine ha rilevato per un fallo a favore dell'Unione, della formazione dell'Unione Sovietica, della Dinamo Tbilisi. Già battuto Daraselia, Schengelia, ancora Daraselia, vicino a sé Zava, ma preferisce dare a Civazze. Mugiri sulla sinistra, cerca di attaccarlo Pellegrini ma è saltato Mugiri. Celestini su Zava e calcio di punizione. Civazze avanza a battere, il capitano del Dinamo Tbilisi. Svanazze, Schengelia in palleggio alle prese con Ferrario. Ancora Svanazze, fermato questa volta, Celestini e Zava alle prese, alla meglio Zava, va a terra, poi va a terra anche Celestini, un po' di confusione, l'arbitro ritiene di dover lasciar proseguire il gioco finché la palla non finisce sulla destra, dove c'è ancora una serie di atterramenti, poi un lungo tiro senza nessuna pretesa che Castellini controlla agevolmente. E vediamo Massimo Giacomini un po' rannicchiato in cima alla sua panchina, collocata in posizione piuttosto lontana dal campo, che non appare certo nelle migliori condizioni di spirito. La sua squadra, dopo un quarto d'ora di gioco, e vedete che controlla proprio l'orologio Giacomini,
è in svantaggio per 1-0. C'è intanto un calcio d'angolo per la Dinamo. Via muoversi, sentite le indicazioni dalla panchina. Poi interviene Kroll a spezzare la manovra avversaria, un po' troppo leziosa forse in area, nel tentativo di avvicinarsi a Castellini. Daraselia che ha ricevuto da Mugiri, Kroll molto ben piazzato, intercetta e lancia verso Pellegrini, un controllo difettoso, un rimbalzo falso forse del pallone. Mugiri gli strappa la palla a Criscimani, ma poi Kijanishvili può intervenire, controllare e dare indietro al suo portiere Gabelia. Svanadze gioca con il numero 7, in pratica un centrocampista. Kijanishvili sul fronte opposto a Angiulaze che è appena entrato. Civazze, Kijanishvili. È Pellegrini che riesce a impossessarsi del pallone schizzato dal contrasto tra Zava e Celestini. Ed è Celestini che si incarica della rimessa in gioco. Criscimani, Kroll che viene in avanti e si sgancia. Ha di fronte a sé Sulak Velize. Dal fiume, tiro da lunga distanza. Vedete che Gabelia può recuperare facilmente il pallone, non c'è stato alcun pericolo finora per lui. Mentre Civazze dà sulla destra a Svanazzi. Ancora indietro verso Gabelia. Si gioca da 17 minuti. Con la Dinamo in vantaggio per 1-0, autore del gol, eccolo inquadrato, Kijanishvili, il numero 2. Svanadze. Shengelia. Sembra in posizione regolare Daraselia al momento del cross e Kroll mette oltre la linea di fondo. Ci sarà quindi un calcio d'angolo. E il quinto calcio d'angolo in favore della Dinamo. Il Napoli non ne ha battuto ancora nessuno. C'è qualche contestazione sul pallone che i giocatori sovietici ritengono non sia gonfio al punto giusto. Il guardalinea ha controllato e ha detto che tutto va bene così. Intanto il calcio d'angolo è stato battuto. Shengelia cerca di recuperare il pallone alle prese con Ferrario. Tenta un dribbling che non gli riesce. Poi Pellegrini, quindi Mugiri. Ma Shengelia intanto è finito in posizione di fuorigioco e quindi ci sarà per la ripresa del gioco il calcio di punizione in favore del Napoli. È la volta dei napoletani di chiedere un controllo, una verifica sulla regolarità del pallone. Vedete Kroll che con l'arbitro Valentine, si avvicina anche Castellini. Per Valentine, come per il suo collaboratore guardaline, non ci sono problemi, si può giocare. Castellini e Kroll si scambiano il pallone, ecco Kroll lancia in avanti per Criscimani, si libera di Daraselia, poi lancia in avanti a Diaz, spalle alla porta, ecco Diaz, gran tiro ed è gol! Gol dopo 18 minuti di gioco, splendida rete di Ramon Diaz che ha dimostrato una volta di più la rapidità di movimento che lo contraddistingue. Possiamo rivedere questa rete che ha portato il Napoli in parità dopo 18 minuti di gioco. E rivediamo l'azione che parte da Kroll e Castellini. Kroll dà a Criscimani che si libera di due avversari, sulla Kvelizia e Daraselia, poi dà in profondità a Diaz. Controllo di sinistro, rapidissimo dietro fronte, gran tiro da oltre 20 metri nell'angolo sinistro. Il risultato al 18° minuto è quindi diventato di 1-1 ed ora al 30° minuto di gioco. E ancora lo stesso nel corso del primo tempo di questo incontro tra la Dinamo di Tbilisi e la formazione napoletana. Al gol Kijanishvili al quarto minuto, ha replicato al 18° minuto Diaz con una splendida rete da lontano con un gran tiro di sinistro. Preme sempre per riconquistare il vantaggio la formazione padrona di casa. Kroll.
tentativo di lanciare dal fiume un po' troppo lungo il lancio di Kroll e quindi la palla è rimessa in gioco da Nciulaze, che è entrato al 12° minuto a sostituire Kijangasvili, Chivadze, Shengelia, ancora Nciulaze, cross respinto di testa da Celestini, controlla Chivadze, ancora sulla destra per Nciulaze, ancora un traversone, Shengelia ed è rete ed è il secondo gol della formazione sovietica. Possiamo rivedere anche questa rete nella quale Shengelia è stato rapidissimo a sfruttare il cross basso proveniente dalla destra, trasformando in gol. Ecco, vediamo l'azione con la discesa del difensore, il suo traversone che è respinto da Celestini lontano dall'area, tentativo di mettere in fuorigioco gli avversari che evidentemente non riesce al Napoli, con Chivadze che allarga nuovamente sulla destra, ancora un cross questa volta basso radente proprio davanti alla porta di Castellini. Shengelia anticipa tutti e vedete con l'interno del piede destro batte Castellini, 2-1 al 31° minuto di gioco. Gol di Kijangasvili, pareggio di Diaz e replica a favore della Dinamo da parte di Shengelia. Intanto il duello tra Zava e Celestini diventa sempre piuttosto acceso. Questa volta il fallo è stato commesso dal centrocampista sovietico. Kroll ha battuto già il calcio di punizione in favore di Pellegrini. La mezz'ora è passata da poco e la Dinamo è in vantaggio per 2-1. Kroll dal fiume. Diaz anticipato. Pacvelize, Shengelia. Salta molto bene Ferrario, Ramaz Shengelia, lungo il traversone a cercare Mischi, intervengono Bruscolotti e Castellini, la palla va oltre la linea di fondo, Castellini dice che la palla era già uscita quando i difensori napoletani l'hanno toccata, per Valentine l'arbitro scozzese non è così e quindi si tratterà di un calcio d'angolo. È il settimo che batte la squadra sovietica. Ecco, dal fiume al centro dell'area c'è Ferrario che controlla Shengelia. Ecco, battuto il calcio d'angolo. Kroll può sventare di testa. Avanza Kijangasvili, non si accorge che c'è Diaz alle sue spalle. Però è sempre la Dinamo a controllare il gioco, adesso con Mugiri sulla sinistra. Lancia in profondità per Shengelia, le prese ancora con Ferrario. Saggio di bravura di Shengelia, che poi si libera del pallone con una mezza rovesciata. Al centro dell'area però non c'è nessuno. Kroll può rinviare, poi Pellegrini, fermato ancora da Mugiri. Deviazione di Kroll sul tiro basso di Mugiri. La palla finisce a Castellini, assolutamente non pericolosa. Vedete che Mischi si congratula con Shengelia, a cui viene dedicato questo primo piano, in un momento forse non molto opportuno, per il bel palleggio di pochi attimi fa. Di a terra intanto Mugiri, che in un contrasto ha subito un colpo, e Shengelia proprio il primo insieme a Zava a recarsi a sincerarsi delle condizioni del compagno. Vedete Valentine invita uno dei componenti della panchina sovietica a allontanarsi, ci sono già due persone in campo, dice. Ecco che una esce e quindi questo signore, che è presumibilmente il medico della formazione della Dinamo Tbilisi, può trattenersi in campo vicino a Mugiri infortunato. Vedete, si spiegano a gesti Valentine e il sanitario della formazione sovietica. Lo stadio della Dinamo Tbilisi è praticamente gremito, oltre 80.000 gli spettatori in una giornata calda. Si gioca ancora con la luce solare, malgrado l'ora che vedete indicata, alle 7:30, ci sono 3 ore di scarto a favore dell'Unione Sovietica come fuso orario. L'ora corrispondente per il fuso italiano erano le 16:30. Abbiamo visto un primo piano di Bruscolotti, mentre si è rialzato Mugiri, il gioco può ricominciare con Kroll che ha via libera da Valentine per riprendere il gioco con questo calcio di punizione battuto in favore di Vinazzani. Fermato Vinazzani da Daraselia. L'apertura è subito sulla sinistra per Mugiri, che si è ripreso piuttosto bene dal colpo che ha appena subito. Dinamo, molto incitamento da parte del pubblico georgiano, che è particolarmente caldo nei confronti dei suoi beniamini. Mischi salta Bruscolotti, che poi recupera.
tentativi di dribbling ripetuti, ancora Bruscolotti riesce a impedire il traversone, cui poi dà luogo Mischi, ma Kroll rinvia, Civazze apre sulla destra, piuttosto lungo per Svanadze che non può controllare. Siamo ben oltre la mezz'ora di gioco, ci si avvia alla fine del primo tempo, il punteggio è di 2-1 in favore della Dinamo Tbilisi sul Napoli quando Marino ha effettuato questa rimessa in gioco. Eccolo ancora Marino che tocca a Vinazzani, Criscimanni di fronte sulla Kvelidze, Criscimanni lungo sulla sinistra a cercare un compagno lanciato in attacco dal fiume, ma il pallone è respinto in fallo laterale da Chisanisvili. Criscimanni dopo la rimessa in gioco pesca bene dal fiume, ma c'è un rimpallo che favorisce Civazze, poi Chisanisvili ed ecco sulla Kvelidze, vince piuttosto fortunosamente un contrasto con Marino, lancia Schengelia, altro colpo di classe di Schengelia che lascia passare il pallone, poi dribbla su Ferrario ripetutamente, molto bello, gran tiro che però va oltre la traversa. Un solo bello di Schengelia, ben lanciato lungo la linea laterale, poi ha stretto saltando due volte Ferrario in dribbling e concludendo poi con un diagonale alto sulla porta di Castellini. Ramaz Schengelia, autore del gol che in questo momento tiene in vantaggio la formazione della Dinamo Tbilisi sul Napoli in questa partita d'andata del primo turno di Coppa UEFA. Ecco Castellini che si appresta al rinvio, effettuato lungo a scavalcare la metà campo, Taraselli ha fermato Pellegrini, Vinazzani recupera, poi Mugiri può dare indietro, sia pure piuttosto lungo per Chisanisvili che può recuperare, spostando il gioco sul fronte opposto dove adesso manovra Svanadze, con ancora un passaggio per Schengelia, Svanadze rientra nell'azione molto bene, Kroll d'anticipo gli toglie il pallone, Pellegrini e Civazze alle prese, Civazze da Schengelia, ancora Schengelia, Svanadze sulla destra, va a terra intanto un giocatore sovietico, Ezava, in un contrasto con un giocatore del Napoli, si è rialzato comunque tutto regolare, sembravano Celestini e Ezava alle prese, adesso invece sono Bruscolotti e Daraselia, la palla finisce a Kroll, Ezava tenta un recupero, si è rialzato Ezava dal colpo appena subito, Celestini e va a terra affrontato piuttosto bruscamente da Ezava che si è rapidamente vendicato ai danni di Marino peraltro del colpo subito, ma a sua volta viene colpito da una munizione, cosa che era già toccata in precedenza a Vinazzani per il Napoli. Ammonito Ezava per il fallo commesso su Marino ed è Kroll che si appresta a battere il calcio di punizione. Vinazzani gli si è fatto incontro ma poi Kroll ci ha ripensato, evidentemente preferisce una battuta lunga, infatti aprendo sulla destra Bruscolotti non riesce a controllare di testa il lancio, Mischi che è in retrocesso, Bruscolotti recupera su di lui, poi la palla finisce sulla Kvelidze, ancora sulla Kvelidze alle prese con Vinazzani, poi Kroll può fermare, rinviare, Mugiri, salta Pellegrini, Daraselia, ancora Mugiri, Vinazzani cerca di chiudere su Daraselia che gli va via, però anche Celestini è superato, il passaggio a Ezava che lascia correre sulla Kvelidze per Schengelia, Bruscolotti tenta un appoggio a Castellini, in questa circostanza poco felice la palla va in calcio d'angolo. Ancora un calcio d'angolo per la Dinamo Tbilisi che è in vantaggio per 2-1 sul Napoli mentre ci si avvia alla fine del primo tempo. Ezava ha battuto questo calcio d'angolo, si alza Civazze ma è nettamente fuori tempo, si appoggia tra l'altro sulle spalle dei difensori napoletani. Valentine concede il calcio di punizione alla squadra dei Napoli. Ruud Kroll dà indietro a Castellini nel punto dal quale il gioco deve essere ripreso, con Ferrario che riceve proprio sul limite. E poi preferisce restituire a Castellini, con le mani apre sulla sinistra per Marino, eccolo, Kroll,
Vinazzani difende il pallone con successo da ancora Kroll che torna a restituire il pallone a Marino. Vinazzani salta molto bene Civazze. Sul tocco a favore di Dal Fiume c'è ancora un intervento dei difensori sovietici che riescono a intercettare e a rilanciare. Marino a sua volta stronca la manovra avversaria, resta in campo la palla con Vinazzani che la può giocare alle prese con Svanadze. Ancora Marino che si è fatto avanti, Kroll. Kroll si libera di Zava girando su se stesso. L'olandese cerca lo spazio per il lancio, lo trova a favore di Diaz, controllo di Diaz di sinistro, tenta di trovare spazio per girarsi e tirare. Ha la palla sul destro, bel tiro che costringe a una deviazione volante Gabelia. Di destro non se l'è sentita forse di forzare il tiro Diaz, che è preferibilmente mancino, ma il suo tiro è stato comunque molto pericoloso. Il risultato è di 2-1 e questa è in pratica l'ultima emozione del primo tempo di una partita il cui risultato non è cambiato anche nel corso dei secondi 45 minuti. La Dinamo Tbilisi ha battuto il Napoli per 2-1 in questo incontro d'andata del primo turno della Coppa UEFA, la rivincita tra 15 giorni a Napoli.